spiegando, le potete comunque rivedere sul canale YouTube della Zanichelli. La Zanichelli, al suo canale, e qui trovate tutti i video inerenti a video tutorial su come si crea la classe virtuale, su come si fa a scaricare il hook, come si fa a scaricare il hook per il ragazzo, come funziona il crea verifiche. Non mi ricordo come funziona il crea verifiche. Stai riprendendo tutto? YouTube è interesse questo? Liberatore gli firmata? Io sto a zero quei capelli, quello come te. È inutile che le prendi. Da far vedere ai miei studenti, ce l'abbiamo.
Va bene? Ok. Vediamo il MOOC. Ci vuole un pochino, eh? Carichi, sì. Sempre la mia impazienza. Prendo il primo, questo nel caso specifico di questo ebook ce ne sono tre di libri perché è sempre lo stesso libro, ma in uno c'è la chimica, in uno non c'è la chimica, in uno c'è la scienza della terra, in uno no, ne prendo uno a caso solo per la dimostrazione. L'impostazione però è uguale per tutti gli ebook, la copertina del proprio libro con cui insegniamo, i capitoli con gli argomenti e quindi poi dopo voi scegliete l'argomento che più volete fare quel giorno. Su ogni capitolo c'è il caricamento dell'unità, uno apre il primo, può decidere pagina unica o doppia. Ok? Parlavamo prima con la professoressa, tavola periodica interattiva, scarica la tavola periodica interattiva e uno se vuole la scarica. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Si può ingrandire e rimpicciolire tutti gli ebook. In alto a destra trovate gli strumenti, l'evidenziatore, in fondo non ci vedono, prendiamo ancora un po' di più. Ok? Continuiamo a sfogliare. A sinistra, vedete questi tre trattini, questo è l'indice. Qui trovate l'indice di tutti gli argomenti e i video correlati all'argomento. Per esempio, vediamo un po' qua e prendiamo un altro. Oh. Qui c'è il video, no? Per esempio. Spiega tutta la funzione dei lipidi, eccetera, eccetera. Ok, video, i lipidi. Uno può o direttamente selezionarlo dall'indice video, vogliamo andare direttamente al video, non c'è bisogno che mi metto a sfogliare tutto il libro, me lo vedo direttamente da lì. I lipidi sono composti organici di interesse biologico, non solubili in acqua. I trigliceridi sono il tipo di lipidi più diffuso. Si formano per condensazione da glicerolo legato a tre acidi grassi, ovvero acidi carbossilici con lunghe catene carboniose. Formano i grassi negli animali. Era per esempio. Diciamo che devo scrivere qualcosa, ho la lima. Devo scrivere qualcosa, non c'è bisogno di uscire e aprire un programma, c'è direttamente la lavagna incorporata, la vedete qui a sinistra, c'è sempre la barra degli strumenti qua su in alto, matita, adesso lo devo scrivere col mouse perché ho solo il mouse, ma se ci avessi la lim, scriverei con la lingua, va bene?
continuare a scarabocchiare il libro se voglio. Freccia. Area di testo, oppure note, per esempio. Post-it. Studiato. Oh, a mano. Così, quando clicco, so che questo è studiare. Guarda come l'ha fatto. Facciamo un altro esempio. Non mi interessa più, ho sbagliato. Con la gomma che c'è. Da quest'anno, nei ebook, c'è anche la possibilità di poter creare delle mappe. Mappe concettuali. Per esempio, devo scrivere una mappa concettuale sulle vitamine. Tic. Dove sei finito?
scatturato. Me lo sono perso. C'è qualcosa di interessante. È successo adesso o una cosa che mi è Thank you.